ne ha parlato per diverse settimane sulla tassa di soggiorno che voleva essere introdotta dal comune di Pescara nella città capoluogo, una tassa per il turismo, questo proprio per le casse, in qualche modo per cercare di offrire più servizi sul territorio, e ne è scattata una polemica con l'opposizione. Allora ricostruiamo quello che è successo con gli ospiti studi, a partire da Enrica Sabatini, consigliere del Movimento 5 Stelle. Benvenuta. Grazie, buonasera. E poi Emilio Longhi, che è il presidente della Commissione Turismo. Benvenuto. Grazie, buonasera. Accanto a lui Marcello Antonelli, capogruppo di Forza Italia. Benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Allora, nelle ultime settimane si è parlato molto della agguerrita lotta in consiglio comunale tra maggioranza e opposizione. Tantissimi emendamenti sono stati presentati a centinaia per bloccare questa introduzione. All'inizio si chiedeva di sapere esattamente dove venissero destinati questi fondi e poi alcuni problemi burocratici avevano impedito di portarla avanti. Insomma, abbiamo ricostruito quello che è successo fino alla sua approvazione in questo servizio di Alfredo Primante. Vediamo. Un euro a notte per un massimo di 7 notti, tanto pagheranno i turisti che soggiorneranno a Pescara a seguito dell'introduzione della tassa, votata ieri a maggioranza nel corso del Consiglio Comunale, dopo 12 sessioni andate a vuoto tra discussioni e polemiche. A partire dal mese di maggio entrerà in vigore il provvedimento che vale per alberghi, pensioni, bed and breakfast e case vacanza. Esentati invece i bambini sotto i 12 anni, gli ultrasettantenni, i disabili, gli appartenenti alle forze dell'ordine e le persone che assistono degenti ricoverati, oltre ai soggetti che alloggeranno a Pescara per situazioni di emergenza sulla base di provvedimenti emanati dalle autorità competenti. La tassa di soggiorno è passata con 18 voti a favore, 3 no dei Movimento 5 Stelle e un astenuto, mentre il centrodestra ha abbandonato l'aula in segno di protesta per la decisione del presidente del Consiglio Antonio Blasioli di tagliare gli oltre 700 emendamenti a firma delle opposizioni. Proprio su questo punto verterà un ricorso al TAR già annunciato dal centrodestra, che ha accusato Blasioli di aver agito in maniera arbitraria, mentre il presidente si è difeso appellandosi ad una sentenza del TAR Veneto su un caso analogo. Soddisfatto per l'approdo in porto della tassa di soggiorno, l'assessore al turismo Giacomo Cuzzi, che ha sottolineato come la nuova imposta sarà d'aiuto per stimolare la ripartenza del turismo, finanziando nuove iniziative e grandi eventi in città. È ufficiale, quindi verrà introdotta a partire dal mese di maggio. In realtà Forza Italia ha parlato di un esposto per quanto riguarda quello che era successo da parte del presidente del Consiglio Comunale Antonio Blasioli, perché si parlava di una tagliola in qualche modo, no? Più di una tagliola, in realtà il presidente Blasioli ha fatto quello che nella storia del Consiglio Comunale di Pescara dal 1946 in poi non era mai accaduto. E se nessun presidente del Consiglio, o prima i sindaci che presiedevano l'Assemblea, si era mai permesso di fare quello che ha fatto Blasioli, una ragione c'era. E che l'ispirazione a un principio democratico per il quale le opposizioni hanno diritto di esprimere la loro opinione e di fare tutte le battaglie se ritengono che un provvedimento sia sbagliato, profondamente sbagliato, come quello di cui stiamo discutendo, vuol dire che veramente è stato passato il segno da parte di Blasioli. Abbiamo ricordato che il Consiglio Comunale di Pescara è stato presieduto da autorevoli esponenti della politica anche nazionale, come nel caso dell'onorevole Sospiri, piuttosto che dell'onorevole Melilla. Quindi ho citato uno di destra e uno di sinistra, in qualche modo a dimostrare che su certi principi non c'è logica di appartenenza. Blasioli ha fatto qualcosa che nessuno di noi immaginava riuscisse a fare. Ed è tutto evidente quindi che noi utilizzeremo tutti gli strumenti a disposizione sul piano giudiziario per far sì che Blasioli torni indietro, soprattutto che quello che è accaduto in qualche modo non accada più, perché altrimenti è la morte della democrazia nel Consiglio Comunale di Pescara. E dell'opposizione. A Enrica Sabatini volevo chiedere il no. Da cosa era dovuto? Perché loro hanno spiegato che questa introduzione, questa tassa servirà per sostenere i servizi, per offrire più servizi. Ricordiamo che Pescara è un comune in predissesto, il che significa che le casse comunali davvero sono in pessime condizioni. C'è stata la maggiorazione delle aliquote perché in qualche modo si doveva fare cassa, quindi per diversi anni si sa già che la tassazione sarà alta. Questo no da cosa era motivato?
Allora, in realtà c'è stato un percorso molto diverso. Come Movimento 5 Stelle noi abbiamo fatto una serie di proposte proprio in merito all'istituzione della tassa di soggiorno. Nello specifico chiedevamo appunto che fosse effettuato un avviso pubblico, quindi per in qualche modo consegnare, attribuire la realizzazione del piano marketing, che vi fosse istituito un tavolo tecnico aperto quindi agli operatori economici, ai residenti, alle parti politiche, attraverso il quale insieme all'operatore economico scelto si andasse a definire appunto una linea strategica per utilizzare poi i fondi della tassa di soggiorno. Chiedevamo appunto che ci fosse una strategia seria, una pianificazione, una programmazione condivisa, anche per poterla condividere a lungo termine, anche per poterla portare avanti magari nelle prossime amministrazioni, perché qualunque attività di programmazione deve avere anche il suo tempo. Però se inizialmente la maggioranza si è aperta, diciamo, anzi ha apprezzato le nostre proposte, ne ha condiviso la serietà e la validità, poi arrivati in aula invece i nostri emendamenti, che sono le modifiche appunto alla delibera all'interno del quale c'erano le proposte, sono stati bocciati dalla maggioranza miseramente, dimostrando quello che noi sostenevamo già dall'inizio, ossia che non ci fosse la possibilità di un dialogo con il PD, che in realtà voleva questi fondi per poterli utilizzare in maniera discrezionale, quindi senza alcun vincolo, senza alcuna partecipazione dell'opposizione, e per fare un lavoro che noi riteniamo essere di propaganda elettorale piuttosto che di programmazione per la città. Quindi noi abbiamo avuto un atteggiamento molto serio, che è stato anche riconosciuto in aula, anche una rappresentante di SEL lo ha detto, quindi esplicitamente, ma poi si è arrivato purtroppo a questo muro enorme, quindi con la maggioranza, che invece non ha voluto sentire scuse per avere neanche un minimo vincolo. A Emilio Longhi chiediamo, questa programmazione c'era o non c'era? Si sapeva già dove mandare, dove destinare questi fondi, quali sarebbero state le iniziative? Sì, allora innanzitutto va fatta una premessa anche per rispondere a entrambi, insomma, sia al consigliere Antonelli che alla consigliera Sabatini. Il consigliere Antonelli, perché è chiaro che il comportamento del presidente Blasioli, che secondo il mio parere, ma insomma, poi su queste vicende, diciamo, quando c'è un arbitro come il presidente del Consiglio, non è neanche giusto entrare nell'interpretazione, però di fronte a un ostruzionismo che si ripeteva da ormai 6-7 sedute di Consiglio Comunale, causando un blocco, perché quando c'è il Consiglio Comunale i dirigenti sono tenuti a stare in Consiglio Comunale, gli uffici degli organi istituzionali anche, quindi paralizzando l'attività amministrativa dell'ente, di fronte all'impossibilità di trovare soluzioni di mediazione, ha ritenuto di mettere fine, diciamo, all'ostruzionismo, perché di emendamenti ostruzionistici si trattava, tesi probabilmente anche a cercare una discussione, ma nel momento in cui, e in questo vengo, diciamo, a quello che diceva la collega Sabatini, di fronte a un rimpallo da parte di entrambe le opposizioni che ci hanno presentato di volta in volta proposte diverse per evitare, diciamo, i loro emendamenti ostruzionistici, cioè prima di dare una programmazione, cosa che in realtà è già contenuta nel regolamento che noi abbiamo approvato in Consiglio Comunale, ma abbiamo fatto uno sforzo ulteriore di maggiore chiarezza, anche perché il tavolo tecnico per il turismo è già previsto all'interno del regolamento che abbiamo approvato in Consiglio Comunale e ci siederanno in questo tavolo chiaramente tutti gli operatori oltre all'amministrazione. La domanda è questa: eravamo da pronti. Maggio c'è l'introduzione, la stagione estiva inizia, non c'è un piano, il che significa esiste un piano marketing, perché bisogna anche ricordare la genesi di questa imposta. Noi siamo partiti circa un anno fa avendo contro le organizzazioni di categoria che non volevano assolutamente sentir parlare di imposta di soggiorno. È stato fatto un percorso che ha portato quindi non solo alla condivisione del regolamento, quindi il regolamento è stato condiviso, ma anche da parte della DMC, che poi è l'organizzazione che la Regione ha stabilito con la legge 15 del 2015 essere competente in materia di promozione, anzi di destinazioni turistiche, perché ci sono le DMC e le PMC. Le PMC sono 4, le DMC sono circa 12-13 in Abruzzo, quindi noi con la DMC, che appunto è, diciamo, la controparte, tra virgolette, abbiamo stabilito e la DMC si è proposta gratuitamente di elaborare delle linee guida di un piano marketing turistico. Piano marketing che poi noi andremo a elaborare, non a elaborare, ma a mettere in pratica proprio con i fondi che deriveranno dalla tassa di soggiorno.
diceva non erano d'accordo l'anno scorso i rappresentanti di categoria, perché quest'anno lo sono? Come diciamo, poi il presidente Schirato è intervenuto anche pubblicamente sui giornali, ma diciamo, posso testimoniare che è stato portato avanti una serie di iniziative, di incontri con la DMC, con Federalberghi, con gli operatori, per renderli partecipi, e devo dire che questo spirito è stato molto apprezzato, tant'è vero che è stata la DMC stessa, in cui ci sono gli albergatori, le organizzazioni di categoria, a proporre al Comune questo piano marketing turistico. È chiaro che davanti a questa iniziativa mi pare che rende palese come la posizione delle organizzazioni di categoria sia cambiata, perché è cambiata e si è precisato anche l'indirizzo dell'amministrazione comunale, che è quello di moltiplicare quell'euro di tasse di soggiorno in investimenti che abbiano una ricaduta effettivamente sul tessuto economico turistico. Forza Italia ha detto che si rivolgerà ovviamente per vie legali per quello che è successo in Consiglio Comunale, ma questa settimana poi c'è stato un altro intervento che è stato quello della CGIL, della SPCGL, che ha detto che l'introduzione non poteva essere fatto perché a livello legale non si poteva introdurre nell'anno in corso una nuova tassazione. A questo punto c'è stata poi la risposta dell'assessore Cuzzi, che ha detto: noi avevamo chiesto un parere alla Corte dei Conti. E a quel punto hanno detto che per un comune in predissesto è possibile ipotizzare l'introduzione di una tassa. Un parere ovviamente non è un atto legale in tutto e per tutto, quindi si dovranno ancora esprimere per avere la certezza. Questa introduzione in realtà arriva perché arriva a febbraio la richiesta? Se voi dall'anno scorso avevate provato a fare questa introduzione. Perché la legge di stabilità, l'ultima legge di stabilità approvata dal governo Renzi, dal Parlamento, insomma, ha stabilito che ponendo, diciamo, dei vincoli, anzi dei limiti alla proliferazione di tasse a livello municipale e regionale, appunto, quindi i comuni non potessero più istituire nuove forme di tassazioni rispetto a quelle dell'anno 2015. Esclusa la Tari oppure altre? No, la Tari vabbè, già c'era, quindi quelle su cui si può agire nel corso dell'anno. I comuni non possono istituire nuove tasse, però chiaramente esiste all'interno della legge di stabilità una deroga che è per gli enti che deliberano o hanno deliberato. Su questo poi si è Per interpretare questa cosa si è chiesto un parere alla Corte dei Conti, quindi fa piacere che la CGIL solleciti, diciamo, una attenzione che però c'è stata. Il parere della Corte dei Conti è stato chiesto dal Comune di Pescara proprio per questo, per stabilire se il Comune di Pescara potesse rientrare all'interno di questa deroga, cosa che è stata chiesta anche dal Comune di Giulianova, che invece ha avuto un diniego proprio perché non è un parere vincolante, che si trova in predissesto. Il parere, se fosse stato negativo, certamente non ci sarebbe. No, il parere è vincolante a norma di legge. Il parere della Corte dei Conti è vincolante. Il parere è quello che, di cui aveva bisogno il Comune come approfondimento per avere la possibilità di istituire la tassa di soggiorno. Però è un parere, il che significa che ci deve essere un altro passaggio in cui viene preso in esame e allora diventa un atto formale, perché il parere in qualche modo significa che loro si esprimono su una cosa ma non è vincolante, il che significa che loro ridanno appuntamento a un'approvazione successiva. Beh, però si è espressa la Corte dei Conti. Si deve esprimere ancora, cioè nel senso che quello è un parere. Diciamo un esperto, cioè un esperto a caso, si è espressa la Corte dei Conti, che ha detto che è facoltà, diciamo, del Comune di Pescara. Lo ha detto chiaramente in un linguaggio amministrativo burocratico, ma non ha sostanzialmente negato che il Comune di Pescara può istituire l'imposta di soggiorno, proprio perché si trova in questa condizione di predissesto. Pineto e Giulianova fanno la stessa richiesta, ma viene bocciata in virtù del fatto che non sono comuni in predissesto. A questo punto, per quanto riguarda Pescara, noi prima parlando diceva l'anno scorso abbiamo registrato che si possono stimare 200.000 presenze nell'arco della stagione estiva che fanno pernottamento, il che significa che questa tassa dovrebbe in qualche modo far incassare 200.000 euro. Questa è la previsione? Ma questa è la stima che ci siamo dati sulla base dei dati statistici che ci sono stati offerti.
Noi speriamo sinceramente, anche questo è alla base dei motivi per cui noi abbiamo istituito l'imposta di soggiorno, per fare in modo che siano di più di 200.000 le presenze. È chiaro che in 6 mesi non ci aspettiamo miracoli, perché è difficile, però stiamo provando a mettere in campo delle iniziative che ci permettono magari già da quest'anno di aumentare la presenza turistica nella nostra città. Io adesso lo devo chiedere all'opposizione, ma quest'anno le presenze turistiche su Pescara saranno più dello scorso anno? Insomma, che previsione si può fare? Le previsioni sono tali e quindi vanno prese un pochino tutte con le pinze. Noi immaginiamo che la situazione sia peggiore dello scorso anno, non solo per la tassa di soggiorno, ma anche per le condizioni generali, che è una delle ragioni per cui eravamo e siamo contrari all'introduzione della tassa di soggiorno, perché usciamo per un attimo, come dire, dagli aspetti formali. Poi si pronunceranno i tribunali, ma io vorrei stare al merito delle cose. Allora, prendiamo atto che, mi pare lo stesso Longhi lo confermi, dopo un anno dall'iniziale proposta non è stato predisposto il piano marketing. Solo il 29 di marzo la Giunta approva le linee guida, redatte sulla base di una proposta che viene dal DMC Terre del Piacere, dove c'è dentro lo stesso Schirato che è il presidente della Federalberghi. Voglio ricordare anche proprietario di 2 alberghi dei 4-5 che ci sono a Pescara. E loro quindi un anno per non fare assolutamente nulla, ed è la prima contestazione che noi abbiamo mosso, sia l'opposizione centrodestra sia il Movimento 5 Stelle. E ci si dice le associazioni sono tutte d'accordo. Non è vero. Ieri bastava aprire le pagine di un autorevole quotidiano locale per capire che tutto il mondo produttivo di Pescara si è schierata contro la tassa di soggiorno. Mi viene da dire perché tutte queste persone non abbiano detto nulla nei 12 giorni in cui siamo stati in Consiglio Comunale a fare, dal mio punto di vista, una battaglia giusta, sacrosanta, doverosa da parte nostra. Aggiungo, ma vi pare che questa potesse essere la stagione migliore per introdurre una tassa per chi viene a Pescara, avendo noi una serie di emergenze di carattere ambientale, soprattutto riconducibile allo stato del fiume e conseguentemente del mare? Ho ricordato in aula, mi fa piacere ricordarlo anche adesso, è come se il sindaco di Perugia avesse deciso di introdurre la tassa di soggiorno a Perugia nel 98, quando ci fu il terremoto in Umbria, immagino, oppure quello di Firenze quando nel 66 ci fu l'alluvione a Firenze. È evidente che noi avremmo dovuto affrontare questa autentica emergenza della città con strumenti completamente diversi. Cosa ha pensato di fare Alessandrini e la sua banda? Di introdurre un nuovo tributo, come se se ne sentisse la mancanza. Noi rispetto a questo siamo, restiamo e lo saremo anche domani, assolutamente contrari. E non abbiamo fatto ostruzionismo in Consiglio Comunale, volevamo bloccare semplicemente l'istituzione di una tassa, avendo una scadenza il 30 di aprile, perché laddove fossimo riusciti, senza l'arbitro Blasioli, arbitro peggio di Moreno di Italia, della partita dell'Italia ai mondiali in Corea, senza l'arbitro Blasioli avremmo ottenuto questo obiettivo importante per la città. Per quest'anno la tassa non sarebbe stata introdotta. Nel frattempo la Giunta avrebbe avuto modo di predisporre il piano marketing, su cui ci saremmo confrontati insieme alle associazioni di categoria, e in autunno, lui sa benissimo che questa era la nostra proposta, saremmo andati in modo assolutamente sereno in Consiglio Comunale, perché in linea di principio non siamo contrari all'idea che dei non pescaresi possano contribuire a migliorare l'offerta turistica della città. Alla Sabatini volevo chiedere, facciamo una proiezione sulle 200.000 presenze dello scorso anno che hanno effettuato pernottamento, che questi sono i dati insomma, che il Comune ha per certezza, come sarebbero da investire quest'anno calcolando il problema della balneabilità, insomma quella che è la città di Pescara che si conosce, come si possono investire, quale sarebbe il suggerimento dei 5 Stelle? Noi l'abbiamo proposto a chiare lettere ed era proprio un'idea di condivisione e di partecipazione proprio di quegli operatori economici che invece, come abbiamo letto dai giornali, si sono schierati tutti contro, perché effettivamente se si decide di istituire una tassa di soggiorno, quindi che riguarda comunque il cui utilizzo deve riguardare tutte quelle persone che lavorano nell'ambito del turismo, bisogna condividere e socializzare le scelte. Dall'altra parte invece c'è stata una maggioranza che ha voluto sfruttare questa tassa di soggiorno non in realtà per fare una strategia
per cui investendo uno si ottenga 5, ma effettivamente per compensare una carenza amministrativa, un'incompetenza evidente di questa amministrazione che ha utilizzato questa scorciatoia della serie istituiamo una nuova tassa così arrivano nuovi fondi e possiamo fare quello che non siamo riusciti a fare con le risorse già in possesso. Il problema è questo, perché l'assessore Cuzzi oggi prende, diciamo, si mette nel portafoglio, quindi in termini da assessore, una cifra previsionale. E io odio quando sento parlare di speriamo, perché amministrare non si deve basare sullo speriamo, ma su uno studio serio. E per fare una serie di eventi, per fare una serie di attività che non hanno un filo logico, che non hanno comunque un percorso definito, perché c'è da dire un aspetto. L'assessore Cuzzi ha annunciato diverse volte di aver elaborato un piano marketing. Il piano marketing non c'è, ci sono delle linee molto molto generali. Il piano marketing non c'è, così come non c'era l'accordo, il consenso delle associazioni e così come non volevano accettare le nostre proposte, perché le nostre proposte imponevano un lavoro serio, per cui si sarebbe dovuto prima sviluppare un percorso, quindi un tavolo tecnico che elaborasse questo piano, con un avviso pubblico che aprisse anche alla città e a tutte le persone che possono lavorare eventualmente alla realizzazione di un piano marketing e solo allora utilizzare questi fondi, perché c'è un aspetto politico che si lega anche all'aspetto tecnico e ritorniamo al parere anche dei revisori. Non è fatto divieto per un ente in predissesto di istituire la tassa di soggiorno, però c'è stato un elemento importante per cui il Collegio dei Revisori dei Conti, che sono in qualche modo i tecnici che danno la validità, quelli che ogni tanto bocciano i vari bilanci, che hanno dato una serie di indicazioni, hanno detto un ente in predissesso se istituisce una nuova tassa deve utilizzare questi fondi per cercare in qualche modo di compensare una situazione, uno squilibrio economico finanziario, e questo è stato un elemento molto importante che ha un po' cambiato anche le carte in tavola e che l'amministrazione non si è preoccupata, l'amministrazione PD, di invece interloquire con i revisori dei conti prima, perché comunque noi ci dobbiamo ricordare che l'ente, il comune di Pescara, in predissesto alle tasse al massimo, le liquide tasse al massimo per i prossimi 10 anni, è stato preso un fondo di rotazione per pagare i debiti fuori bilancio, cioè una situazione che richiede una grande capacità amministrativa che purtroppo questa maggioranza non ha, e invece l'assessore Cuzzi vuole utilizzare questi soldi per fare degli eventi, quindi una propaganda elettorale, un consenso elettorale per poter dire magari domani io ho fatto questo evento come assessore. In realtà i fondi che entrano dalla tassa di soggiorno per normativa devono essere assolutamente utilizzati per turismo, sì. Quindi comunque rientrerebbe in questo, anzi non possono farci cassa per altri versi, devono solo darli al turismo, quindi quello fa parte proprio della normativa. Allora, ci fermiamo, nella seconda parte vedremo in dettaglio che cosa prevede l'imposta di soggiorno, quali sono le limitazioni, quali sono soprattutto le forchette che possono far cambiare, lievitare il prezzo della tassa per i diversi comuni, in particolare perché esistono delle linee guida anche in questo, e poi che cosa succederà a Pescara tra poco. Continuiamo a parlare dell'introduzione della tassa di soggiorno a Pescara, sarà introdotta dal mese di maggio, da poco approvata, e allora vediamo nel dettaglio che cosa cambierà, che cosa prevede, quando è stata istituita, quali sono ovviamente tutti i parametri che possono essere in qualche modo gestiti, quelli che invece sono standard in questa scheda. Tutti al mare, tutti al mare, con i pesci in mezzo all'onne, noi s'andiamo a divertire. L'imposta di soggiorno, detta anche tassa di soggiorno, è un'imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistiche o città d'arte. Fu istituita in Italia nel 1910 per le sole stazioni termali, climatiche e balneari ed estesa nel 1938 alle altre località di interesse turistico, poi abolita a decorrere dal 1 gennaio del 1989. Quasi contemporaneamente, all'inizio
all'inizio del secolo scorso fu istituita anche in Francia, dove vige tuttora, così come in molti altri stati europei e negli Stati Uniti. Fra le motivazioni per le quali in Italia era stata soppressa, secondo l'articolo 10 decreto legge del 2 marzo 89, si è considerata anche l'occasione dei mondiali di calcio che si svolsero nel 1990. In quell'occasione si considerò che l'abolizione dell'imposta avrebbe consentito prezzi più bassi da parte degli albergatori e degli altri esercizi ricettivi durante l'evento e che vi sarebbe stata comunque una maggiore competitività. La legge 42 del 2009 sul federalismo fiscale ha aperto in Italia nuovi scenari di autonomia per gli enti locali. In questo contesto il settore turistico è stato subito interessato al mutamento in atto. L'imposta di soggiorno è stata infatti reintrodotta nell'ordinamento italiano con due distinti provvedimenti che sono il primo, il decreto legge 31 maggio 2010 numero 78 che solo per il comune di Roma ha stabilito la possibilità di introdurre un contributo di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino ad un importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno. Il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ha conferito ad altri comuni la facoltà di istituire l'imposta di soggiorno. Più precisamente, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del suddetto decreto, i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Le modalità di applicazione sono molto diverse e vanno dal versamento di un importo fisso a un importo variabile, con scaglioni associati alle tipologie e categorie alberghiere, con aliquote percentuali, con scaglioni associati al prezzo, alla localizzazione e al periodo e in alcuni casi un'aliquota percentuale o una misura forfettaria. Sono previste esenzioni assai differenziate da comune a comune in base alla residenza, alle classi di età, all'attività svolta e alla durata della permanenza, per i disabili secondo le proprietà della struttura ricettiva, la stagionalità e ad altre cause. Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali, locali e dei relativi servizi pubblici locali. Alcuni comuni hanno deciso di rinunciare a questa possibilità, altri invece hanno accolto questa opportunità per generare nuove entrate nelle casse comunali. La norma nazionale dà facoltà alle amministrazioni comunali, con proprio regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche, diversa da comune a comune. Nel 2013 sono stati 500 i comuni italiani che hanno applicato l'imposta di soggiorno, garantendosi un incasso pari a 287.350.000 euro. I comuni che oggi applicano l'imposta di soggiorno, la tassa di sbarco, corrispondono all'8% di tutti i comuni italiani e al 9,5% di quelli nei quali è presente almeno un esercizio ricettivo. Pertanto, nelle strutture ricettive dei comuni che applicano l'imposta di soggiorno o la tassa di sbarco, è pari al 53% di tutta la ricettività presente in Italia, mentre considerando i pernottamenti della clientela ricopre il 64,1% della domanda, 72,5% di quella straniera e il 56,5% di quella domestica. Ci sono le linee guida che in qualche modo dicono da quanto minimo a quanto massimo può essere introdotta la tassa. I comuni al di fuori di quello di Roma possono avere un massimo di 5 euro. Il comune di Pescara annuncia 1 euro a notte per un massimo di 7 notti, quindi chi restasse più di 7 giorni pagherebbe comunque al massimo 7 euro a persona totale. Invece la notizia è che non è stato ancora dichiarato ufficialmente, né scritto negli atti formali, che si tratta di 1 euro, anche perché tra l'altro in molti comuni viene suddiviso per alberghi, tipologie, 2 stelle, 3 stelle, 4, 5 stelle, bed and breakfast hanno tutti prezzi diversi. In questo caso che succederà a Pescara?
Sì, le competenze sono diverse tra Consiglio e Giunta. La Giunta Comunale dovrà effettivamente poi deliberare in merito alle tariffe alle tariffe e alla loro decorrenza. Quindi, però è stato preso un impegno, perché il percorso, che ne dicano i colleghi qui presenti, con le organizzazioni di categoria e la DMC è stato fatto secondo me in maniera anche abbastanza seria, e il Comune ha preso l'impegno, scritto anche questo sul regolamento, che per 3 anni e a livello sperimentale, perché noi non pensiamo di avere diciamo doti di preveggenza, però ci impegniamo e abbiamo un'idea della nostra città che porta anche la crescita della propria vocazione turistica. Per cui noi in via sperimentale per 3 anni abbiamo preso un impegno con l'organizzazione di categoria che l'importo della tassa sarà quello di 1 euro, che quindi rimarrà fisso per 3 anni e non subirà aumenti, e non solo, noi sottoporremo a rendicontazione e a verifica i risultati dell'imposta di soggiorno, cioè come spenderemo questi soldi. C'è il piano marketing, sì, ma vogliamo fare di più, vogliamo effettivamente rendere partecipe la città di quello che dovrà essere una scommessa sul futuro, perché noi ci stiamo provando, i soldi sono sempre meno, questo è un modo per far pagare non ai pescaresi delle migliorie, degli eventi e l'accoglienza ai propri turisti. Noi non ci dobbiamo scordare che Pescara esiste un turismo che non è prettamente stagionale di tipo balneare, contrariamente a quello che si può pensare, è un turismo che è essenzialmente lavorativo, che vive 12 mesi l'anno, è molto forte dal lunedì al giovedì e che ha un lieve incremento, ma che è nella norma, nei mesi estivi. Per cui noi Una cosa alla regia, sì. Noi abbiamo diverse immagini dove ci sono le tariffe di altri comuni suddivise anche per categoria, vediamo se la riusciamo a mettere in onda, proprio per spiegare una cosa, perché no, ce ne dovrebbe essere un'altra che è divisa per categorie, vabbè, anche questa dovrebbe andare bene perché ci sono le stelle. Allora, all'interno delle attività ricettive vengono individuate gli alberghi, ovviamente, i bed and breakfast, gli esercizi affittacamere, le case per ferie e per vacanze e anche gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale. I prezzi sono diversi, voi avete parlato con le DMC, avete parlato con le associazioni, è possibile che tutti siano d'accordo che un 3 stelle costi 1 euro come un 5 stelle e anche un bed and breakfast? Allora, bisogna anche calare sul territorio poi quelle che sono le esigenze e quello che è scritto poi nella legge. È chiaro che Pescara non ha una ricettività di migliaia di posti letto, gli alberghi sono tendenzialmente alberghi a 4-5 stelle o a 3, noi non abbiamo ritenuto di differenziare sia per un ragionamento fatto con le DMC, ma anche perché, appunto, come dicevo, la ricettività della nostra città non è ancora diciamo paragonabile a quella di ad esempio di comuni vicini come Montesilvano. Dico questo perché in genere ultimamente la polemica era degli albergatori contro i bed and breakfast, che hanno una tassazione diversa e quindi facendo lo stesso prezzo guadagnano di più. In questo caso noi dovremmo avere anche il modulo che deve compilare il turista quando arriva, perché ovviamente tutto questo spetterà all'albergatore, insomma all'affittacamere, che dovrà registrare. Come funzionerà? Dovrà registrare persona per persona? Come avviene nelle altre 750 città d'Italia che hanno istituito l'imposto di soggiorno, che tra l'altro, come dicevate nel servizio, costituiscono più del 50% dei posti letto su tutta la nostra nazione. Quindi l'albergatore agirà come sostituto d'imposto sostanzialmente, e poi, come da regolamento, ogni 3 mesi, se non erro, dovrà riversare quanto incassato al comune. In questo caso loro hanno avanzato delle proposte per questa tassazione, nel senso voi le avete coinvolte per dire mettiamo questa tassa, sarete voi, eccola qua, questo dovrebbe essere il modulo che dovranno compilare, dove ovviamente ci saranno i dati. Questo poi vi aiuterà anche per il turismo, per capire da dove vengono i flussi e cose varie. Chiaramente questo ci aiuterà anche, appunto, la natura sperimentale del provvedimento dell'imposta di soggiorno nasce anche da questo. Noi ci siamo promessi, abbiamo promesso al DMC, ma è una promessa che
avremmo anche potuto evitare di fare, perché è proprio nella natura di questo tipo di posizione una verifica, cioè noi vogliamo capire chi sono i turisti a Pescara, capire perché ci vengono, per offrire servizi sempre più adeguati, che al momento servizi turistici che al momento la città non ha. Basti pensare che l'unico ufficio di informazioni turistiche, che è quello dei vecchi silos alla stazione, è chiuso, che l'Urban Box di Piazza Salotto, che quando è stato aperto, e devo dire in questo va reso merito all'amministrazione Mascia, che nel 2014 sul finire decise di mettere a bando quella struttura per i 3 mesi estivi, e in quei 3 mesi estivi al centro della quella struttura, al centro della città, ha funzionato in maniera eccellente, che poi era stata affidata, ha funzionato in maniera eccellente, e adesso che quella struttura è stata anche rimessa a nuovo grazie alla regione Abruzzo nell'ambito delle iniziative per Expo, noi crediamo, e questo lo ha dichiarato molto bene l'assessore Cuzzi, che le prime due iniziative da mettere in campo sia proprio la riattivazione dei due sportelli di informazione turistica, uno diciamo stagionale, quello dell'Urban Box, che potrebbe appunto vivere nei 3-4 mesi della stagione estiva, e uno invece permanente, che è quello dei silos. Marcello Antonelli, come ha detto poco fa proprio il Presidente della Commissione Turismo, faceva parte della Giunta Mascia, il che significa che ha governato Pescara nella giunta precedente. Il turismo, da questo punto di vista, com'è stato? Qual è la fotografia che avete? Perché ovviamente pochi mesi fa si è parlato della possibilità di cambiare il piano demaniale marittimo con la costruzione di alcune camere, ed era scattata la querela tra gli albergatori ovviamente e gli stabilimenti balneari, perché ovviamente lamentavano già un calo di presenze, una tassazione, insomma le spese e quella che è la crisi, e quindi si era fatta insomma questa forchetta di separazione. Nella giunta Mascia che cosa succedeva con il turismo? Ma succedeva essenzialmente che noi abbiamo sempre considerato il turismo a Pescara come un turismo, ma non solo noi, voglio dire, anche gli addetti ai lavori avevano questa posizione, hanno questa posizione di un turismo cosiddetto mordi e fuggi, in buona sostanza, del fine settimana piuttosto che di una notte. Quindi definire Pescara città turistica dove le famiglie vengono a dimorare per un'intera settimana o per 2 settimane, insomma, credo che sia una forzatura. Quindi, stante questa rappresentazione, non si capisce davvero perché istituire una tassa senza avere idee chiare su cosa farci con i proventi di quella tassa, e che ci sia grande confusione. È un atteggiamento superficiale da parte dell'amministrazione Alessandrini, viene dimostrato anche da quello che dice adesso il collega Longhi. In buona sostanza si sostiene che ad oggi 22 aprile la Giunta non ha ancora deliberato sulle tariffe, che però l'idea è quella di istituire una tariffa di 1 euro per notte per tutti. Non si può fare, questo è assolutamente vietato. La legge dice che bisogna differenziare per tipologia di struttura e per costo. Il regolamento approvato non lo dice come legge, no, dà una forchetta, poi è a discrezione. Assolutamente sì, dice fino a 5 euro e poi dà un'indicazione che non è prescrittiva. Però cos'è prescrittivo? Il contenuto del regolamento approvato dal Consiglio Comunale, cioè dalla maggioranza del Consiglio Comunale, l'altro pomeriggio, che invece ha recuperato in modo prescrittivo quella che era un'indicazione, dicendo che occorrerà differenziare a seconda della tipologia della struttura ricettiva. Vi devo leggere una cosa, allora, della legge per farvi l'euro per notte per tutti non si può fare. Questo deve essere chiaro soprattutto alla Giunta prima che deliberi, altrimenti andiamo verso un profilo di illegittimità. La tassa di soggiorno, io vi leggo la prima parte dell'articolo, perché da qui poi si apre un ragionamento, perché il Presidente della Commissione Turismo diceva per non farla pagare i pescaresi, però leggendo l'articolo il dubbio viene su un altro, sull'Abruzzo, perché il soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui è l'articolo 1 e non è residente nel comune di, il che significa che il turismo abruzzese, voi magari me lo spiegherete meglio, è fatto di chi anche viene a farsi una settimana al mare, ma è dell'entroterra, il che significa attraversare anche un comune e una provincia, quindi pagano anche residenti, cioè gli abruzzesi. I residenti non pagano gli abruzzesi, il regolamento, se uno viene da Chieti e va a Pescara. Il regolamento è quello, non, diciamo che non si può far, cioè, da quel punto di vista trovo difficile, diciamo, fare delle distinzioni. È chiaro che però qui
partiamo sempre da un punto. No, intendo dire, se dice che devi essere del comune di, e nel turismo abruzzese fa sì che chi vive nell'entroterra e magari si trova in montagna, si faccia la settimana con la famiglia e magari vada a Vasto, cambia anche provincia, paga? A Vasto, o no? A Vasto c'è la tassa di soggiorno, quindi a Vasto pagherà la tassa di soggiorno. Quindi pagheranno anche gli abruzzesi per spostarsi da comune a comune? Gli abruzzesi si pagheranno come pagheranno tutti i turisti, tutti i non residenti a Pescara, cioè da questo punto di vista l'imposta di soggiorno prevede quello, ma guardate, anche se uno viene da una città fuori, cioè abruzzese, il ragionamento che sta alla base dell'imposta di soggiorno è: noi gli vogliamo dare una idea di piano marketing, di incremento della vocazione turistica della nostra città, di incremento dei servizi turistici. Però è proprio quello, cioè far pagare un po' a chi viene in una città per la cura, la manutenzione e anche lo sviluppo di quella città, per sgravare i cittadini che invece quella città la vivono tutti i giorni e che già pagano ampiamente, perché si parte, qui bisogna sempre mettere al centro una cosa, che a Pescara risiedono circa 120.000 persone, nella città se ne riversano ogni giorno circa il doppio, ma chi poi paga gli interventi dall'usura della strada ai rifiuti sono sempre i cittadini pescaresi, e di questo una città come Pescara, che alcuni miei colleghi definiscono città funzione, ma è una definizione che trovo molto calzante, perché è una città in cui si riversa mezzo Abruzzo per svolgere servizi, per trovare funzioni, è una città che deve farsi trovare sempre in maniera adeguata, perché poi spesso viene anche criticata, ma non possono essere sempre 120.000 cittadini pescaresi, soprattutto adesso che i trasferimenti statali sono diminuiti, a pagare. Per cui questo è un contributo, diciamo, che fa bene alla città, che secondo noi avrà una ricaduta positiva e di moltiplicatore sul territorio. Che dice il Movimento 5 Stelle? Allora, non saranno i pescaresi a pagarla, perché la maggioranza non poteva mettere nuove tasse, perché altrimenti sarebbero inventati un'altra aliquota, avendole già messe tutte al massimo. Ovviamente per poter mettere l'imposta di soggiorno è invece legata e vincolata a chi verrà, che sia il comune limitrofo, che sia l'entroterra, tutti quelli che varcheranno il confine di Pescara, quindi staranno appunto nelle strutture ricettive di Pescara, dovranno appunto pagare questa tassa, con idee molto confuse, perché un euro, due euro, non si sa ancora, sarà competenza della Giunta, la Giunta è la maggioranza, quindi il Partito Democratico che governa questa città. E poi la domanda è, gli infopoint, gli urban center, per comunicare cosa? Cioè, per veicolare quale immagine? Cioè, io immagino una brochure dove magari il sindaco Alessandrini segnalerà tutti i divieti di non balneazione del nostro mare, perché la domanda è questa: un cittadino deve venire a Pescara per godere e vivere cosa? Cioè, si dovrebbe fare un ragionamento al contrario, cioè un'idea di marketing territoriale dove si vanno a sviluppare le risorse che mancano, individuare quel gap che c'è tra quello che abbiamo e quello che si dovrebbe sviluppare, e non confezionare, in questo momento Pescara non se lo può permettere, un marketing invece turistico. Cioè, non abbiamo oggi delle risorse sulle quali puntare in modo tale da sviluppare una competitività. C'è un'idea, il problema di questa amministrazione è che c'è veramente una confusione, e questa tassa di soggiorno è stata travestita da un'idea di sviluppo della città, ma in realtà è una necessità di liquidità, perché il problema ci sarà, e ci sarà, e io ho sottolineato più volte in consiglio comunale di ascoltare sempre il parere dei revisori dei conti, di ascoltare i tecnici, perché se si va a vedere i bilanci degli ultimi 10 anni si vede come i tecnici molto spesso anticipassero molte problematiche. Quindi il problema che si creerà è questo, che comunque questa amministrazione inizierà a fare una serie di attività come gli infopoint, come gli urban center, facendo riferimento ad soldi che dovranno entrare, perché noi oggi facciamo una previsione, l'amministrazione spera che entreranno 200.000 euro in un anno, ma se queste cifre non entreranno, se per qualche motivo legato anche alle difficoltà, sappiamo benissimo del divieto balneazione, di tutte le problematiche della città, non dovessero rientrare questi 200.000 o 100.000 euro per metà anno, si saranno comunque avviate delle spese che andranno comunque a gravare, si saranno comunque progettati degli eventi che dovranno essere pagati, e ci sarà comunque un aumento della spesa.
spesa. Questo va contro qualunque indicazione data dai nuovi sistemi contabili, che invece dicono una cosa molto semplice, dietro a paroloni come competenza finanziaria potenziata dicono dovete spendere i soldi che avete, e invece questo meccanismo continua a protrarsi. Quello che noi sottolineiamo sempre infatti di una serietà nell'amministrazione che non si fa spingere dalla propaganda di vorrei fare un evento che magari è anche bello per la città, nessuno mette in dubbio, però dobbiamo decidere una cosa, vogliamo aumentare il flusso turistico per 3 giorni e intestarsi un evento per dire ho portato a Pescara questo evento, oppure vogliamo un'idea di visione di città a lungo termine nella speranza che si possa uscire da questo fosso? L'amministrazione del PD ha già deciso, vuole oggi fare un qualcosa che avrà dei risultati comunque a breve termine, e i problemi principali della città di manutenzione, il problema della balneabilità, comunque viene esclusivamente sfiorato. Forza Italia e la Giunta Mascia su cosa puntava l'estate? Cioè qual era la cartolina di Pescara? Ma noi abbiamo, il turismo su cosa era? Abbiamo puntato sicuramente su una serie di eventi. Ironman, voglio ricordare, è un evento portato a Pescara dall'amministrazione Mascia. Così come abbiamo puntato sul Festival d'Annunziano, quindi su eventi anche di carattere culturale, sul cartellone dell'ente manifestazioni pescaresi. In buona sostanza siamo rimasti per una parte nel solco tradizionale degli eventi dell'estate pescarese e innovando con una serie di eventi invece che hanno dato un grande risultato sia in termini di presenze reali a Pescara, sia in termini di promozione di questo territorio all'estero, anche fuori dall'Unione Europea, senza spendere cifre spaventose. Invece mi pare che nonostante le difficoltà finanziarie, adesso si stia cambiando completamente verso la città, così come recitava lo slogan dell'assessore Cuzzi della campagna elettorale del 2014, ma un verso che dal nostro punto di vista è peggiorativo di quello che caratterizzava la città negli anni precedenti. Longhi, le DMC non hanno come scopo quello di unirsi e fare quello che è una proposta di turismo, nel senso percorsi enogastronomici, quindi comunque anche al di fuori del mare, cioè loro non hanno questo come obiettivo? Sì, ma infatti la DMC Terre del Piacere non è, cioè non c'è solo il comune di Pescara, ma il comune di Pescara è, diciamo, il comune che ha richiesto alla DMC il supporto perché ha voluto introdurre l'imposta di soggiorno, e su questo la DMC devo dire che è stata diciamo, disponibile a supportarci anche da un punto di vista tecnico, perché ha delle competenze al proprio interno che chiaramente il comune non ha. Cioè, qui si continua insomma, io penso che le posizioni espresse dai colleghi testimoniano molto bene le difficoltà che abbiamo avuto in Consiglio Comunale, perché sono posizioni che sono non solo non coincidenti, ma spesso non coincidenti neanche tra loro, perché se prima ci si dice che bisogna utilizzare i soldi della tassa di soggiorno per il piano marketing, poi però ci dice no, però i revisori hanno detto che non li potete spendere, allora qui delle due l'una, cioè noi non possiamo continuare a assistere, diciamo, a questa cosa, anche perché è vero che Ironman è un evento positivo che la Giunta Mascia insieme alla provincia. Ma infatti allora, per non scontentare nessuno, io non ho interrotto nelle opposizioni, allora, siccome pure il collegio dei revisori dei allora, avete siccome, fatto testa siccome vostra, io nel modo non ho, e di no, siccome io sono stato molto, diciamo, educato a sentire, tutti anche, lo perché, siamo. Anche perché sono in minoranza, visto che insomma ogni tanto le opposizioni sono. Noi abbiamo invitato anche l'assessore Cuzzi, abbiamo invitato anche Marco Pesotti, quindi no, comunque no, non sono venuti, ma intende minoranza in città, sì, cioè sì, maggioranza non, in consiglio, minoranza in città. Sì, minoranza in città, non lo so, voi siete arrivati terzi e quindi forse di minoranza ve ne intendete. Comunque, minoranza non per colpa vostra, cioè perché colpa di chi ci ha invitato, anzi vi ringrazio per l'invito, perché consente di chiarire una serie di situazioni. Consentimi Marcello, non è vero che avete speso poco sul turismo, perché non è che avete speso meno di noi, cioè avete speso uguale a quello che spenderemo noi, anzi noi tu spenderemo non hai contezza di meno. Quello che spendeva la Giunta d'Alfonso, tu non hai idea, tu non hai, perdonami, non hai letteralmente idea di ciò che ha speso la Giunta d'Alfonso negli anni dal 2003 al 2009. Purtroppo io oltre nel 2003 diciamo ad avere 17 anni, ma vabbè, non è colpa mia, sai. Ma a parte questo, diciamo che
erano altri tempi, è cambiata, cioè non per niente la possibilità di introdurre la tassa di soggiorno è rientrata nel 2011, nel 2010 per il Comune di Roma e nel 2011 per gli altri comuni, il federalismo fiscale è entrato nel 2009, cioè persino la promozione turistica, chi l'ha cambiata nel 2010? Nei primi del 1900 è entrata la tassa di soggiorno, già c'era, però era stata sospesa. Cioè anche la politica turistica, che è una cosa che tende sempre anche il Presidente del Consiglio a mettere in evidenza, cioè noi abbiamo una politica turistica diversa in ogni regione, questo perché comunque col titolo quinto chi ha poi chi è deputato a svolgere il ruolo di promozione turistica sono le regioni. Allora, noi cerchiamo di fare un'operazione di sviluppo, in questo caso diciamo, è coincidente, ma noi ci stiamo impegnando e veramente questa è un'operazione che l'amministrazione sta portando avanti con una volontà di investimento e di creare anche una vera vocazione turistica che il Comune di Pescara non ha. È chiaro che non sarà una vocazione turistica che sarà più di tipo eventistico, legata ad eventi, legata anche a un racconto della città che la città già ha al proprio interno. Perché manifestazioni storiche, e purtroppo questo me ne dispiace, ma io dicevo che nel 2003 avevo 17 anni, però Pescara Jazz, la gestione di Pescara Jazz degli ultimi anni ha fatto di quella che era una eccellenza, perché ricordiamoci che Pescara Jazz è nata prima di Umbria Jazz, però se gli sviluppi sono stati diversi, io nel 2003 avevo 17 anni e sono nato nell'86. E io ho studiato a Perugia e Umbria Jazz lo vivevo. Io penso che è mancato un ruolo, non solo delle amministrazioni, per carità, perché poi non Umbria Jazz non è che è allora nel caso di Umbria Jazz ve lo dico, è una città che si ferma in due occasioni: Perugia, l'Euro Chocolate di ottobre, esatto. L'Umbria Jazz. L'Umbria Jazz è uno di quegli eventi in cui autobus, città, tutto si mobilita, tutto è sempre aperto dalla mattina alla sera, la notte, il giorno, e non si ferma mai. In cui anche gli attori locali, sì, ma in cui anche gli attori economici locali sono stati decisivi. Purtroppo qui noi siamo rimasti un po' ancorati a una politica che ormai non è più sostenibile, che è quella del pubblico che paga manifestazioni, ma che devono sempre di più trovare una necessità di non gravare ulteriormente, quindi sulle casse soprattutto dei comuni, ma che devono trovare una partecipazione. Comunque adesso, siccome siamo in chiusura, diciamo una cosa: quando è che verrà presentato quello che è il piano marketing e quando è che il Comune avrà chiara la situazione sia per il prezzo che per quello che farà con gli eventuali introiti? Allora, vabbè, la delibera di giunta chiaramente arriverà entro breve, non ho la data certa. Ma se a maggio c'è l'introduzione, quando si saprà questo? Io credo che penso nella prossima settimana o in... La domanda era sul piano marketing. No, allora, la domanda è sulla delibera. Il piano marketing è stato adottato dalla Giunta, deve essere declinato con degli interventi. Il piano marketing non è stato adottato dalla Giunta, ha solo approvato le linee guida. La Giunta ha approvato le linee guida del piano marketing, siccome sono delle linee guida deve essere declinato poi attraverso degli interventi che sono già parzialmente scritti sul piano marketing, anche sulle linee guida del piano marketing, anche per quanto riguarda elementi da fare a breve termine, cioè una porzione, io citavo prima le informazioni turistiche. Declinato in quanto tempo vi siete dati di... Declinato, cioè un'idea nel breve, un'idea di prospettiva che noi faremo anche in base... Entro maggio ce la farete? Entro maggio inizieremo anche perché bisogna contare che partendo a maggio non avremo la disponibilità concreta e completa di tutto l'incasso della tassa di soggiorno che ci aspettiamo poi una volta messa a regime, perché siamo a metà anno. Quindi, però partendo da quell'idea, chiaramente in questo ha ragione la collega Sabatini, non è che faremo impegni di spesa a vuoto, in questo aspetteremo poi gli incassi, perché non possiamo assumerci questa responsabilità e questo impegno senza avere una contezza dei dati, ma a maggio io penso che con l'assessore Guzzi partiranno i primi interventi, che sono anche sulla pianificazione di qualche evento, perché Ironman è un evento già pianificato che verificheremo se coprire per i propri costi con la tassa di soggiorno. Non è possibile, lo sai perfettamente. Tutti questi eventi che realizzerete durante l'estate saranno finanziati con fondi ordinari, perché
il primo introito formale di ciò che deriva dalla tassa di soggiorno verrà non prima del mese di agosto. Quindi è del tutto evidente che i soldi per realizzare questi eventi c'erano già e non c'era nessun bisogno di introdurre una nuova tassa. Questo il bisogno è innegabile e nei prossimi mesi toccheremo con mano quello che avverrà, esattamente quello che ho appena sostenuto. Allora, quando è che avrete il confronto con il prefetto? La prossima settimana, ma insomma è una fase, come dire, dovuta, ma che sappiamo perfettamente non produrrà effetti, perché come è noto i prefetti non entrano nelle dinamiche politiche delle assemblee elettive, però riteniamo doveroso comunque informarlo di quello che è accaduto. Quindi invece 5 Stelle, prossimo obiettivo quale sarà? Adesso è stata approvata, quindi voi vi fermate, controllerete, aspetterete il piano marketing, che succederà? Allora, questo piano marketing, che in realtà va sottolineato un aspetto, nella delibera c'è scritto che è intenzione dell'amministrazione fare il piano marketing e l'amministrazione ha facoltà di fare un tavolo tecnico. Io lo vorrei sottolineare perché così si rimette un po' a posto quello che si dice. Secondo aspetto, il consigliere Longhi in qualche modo indirettamente conferma quanto detto al Movimento 5 Stelle. Questi fondi arriveranno non prima di 90 giorni, più 15, e quindi in realtà si poteva fare il percorso che noi avevamo indicato, cioè un avviso pubblico, poi fare un tavolo tecnico, coinvolgere tutti, elaborare un piano e poi iniziare a fare un progetto loro serio. Loro ci hanno provato da febbraio però a introdurre. Sì, non riescono, quindi questo è il secondo aspetto. Poi vorrei dire un altro elemento. Un po' di consigli comunali andati per le lunghe. Sì, sono andati per le lunghe perché in realtà non c'era la volontà di fare questo, ma si voleva avere, e la maggioranza voleva avere dei fondi per fare quello che non è riuscita a fare con i normali fondi. Ci sono altri modi per prendere soldi, ogni volta sento dire non ci sono soldi, ma questa amministrazione, ci sono i fondi immobiliari, ci sono i partenariati pubblici privati. Fondi immobiliari sarebbe a dire? C'è la possibilità di valorizzare comunque gli immobili del comune. Ma ne avevano già parlato soltanto. Ci sono tanti, ieri abbiamo fatto una commissione con l'assessore. Avevano provato a mettere in vendita diversi palazzi, diverse. Quella sì, è un'alienazione. Ieri parlando con l'assessore Teodoro in merito ai fondi immobiliari non è stata, da quello che lei diceva, percorsa questa strada del partenariato pubblico-privato, c'è la possibilità di prendere comunque dei fondi europei. Se ne era occupato anche il governatore D'Alfonso con un tavolo tecnico. Ci sono varie possibilità che non siano quelle di utilizzare cittadini residenti o no come bancomat. E quindi le possibilità ci sono, però serve una competenza amministrativa che questa amministrazione non ha né come giunta e né, diciamo, nella rappresentanza appunto del sindaco. Vorrei concludere con un aspetto. Sicuramente, come diceva il collega, noi siamo arrivati terzi, dallo 0% siamo arrivati al 16% entrando il consiglio comunale da perfetti sconosciuti. Però c'è un elemento sicuramente, che anziché una maggioranza con la testa piegata preferiamo essere di gran lunga un'opposizione che va a testa alta. Su questo non c'è dubbio. E questo è un po' come il consiglio comunale, queste dichiarazioni, quindi rimaniamo in tema. Però qui non c'è Blasioli, cioè lei. Noi l'abbiamo provata a invitare, soltanto che oggi insomma è andata così. Però insomma noi abbiamo provato a spiegare bene quello che cambierà. Ringrazio gli ospiti, Enrica Sabatini del Movimento 5 Stelle, grazie di essere stata con noi. Buonasera. Emilio Longhi, presidente della Commissione Turismo di Pescara, grazie per essere stato con noi. E anche Marcello Antonelli, capogruppo di Forza Italia, grazie. Grazie, buonasera. E invece con Sena Abruzzo l'appuntamento è la prossima settimana.